State per caso cambiando telefono? E magari ne cercate uno con termoscan? E magari anche con possibilità dell'utilizzo dell'endoscopio? E magari anche con più RAM, anzi il doppio dell'iPhone 12? E che costi però meno della metà? Allora questo vuole Full Armor 9, il telefono che stavate aspettando. Siete pronti? Procediamo con l'unboxing. Oppla! Eccolo qua. Mamma mia, ho i brividi, guardatelo. Tiriamolo fuori dalla propria linguetta. Unifone in dotazione offre, compreso il nostro telefono, del vetro temperato. Ovviamente ci sono i libretti e le istruzioni. La tessera VIP. La chiavetta che serve per inserire la SD. Il trasformatore, compatibile con la ricarica rapida. Mica come quelli dell'Apple, non so se lo sapete, ma nell'iPhone 12 non viene dotato di caricabatterie, ma con 1000 euro comprate solo il telefono e il cavo USB. È scandaloso. Proseguendo con l'unboxing trovo questo comodissimo aggancio a telefono, il cavo USB di ricarica che potete utilizzare sia per ricaricare il vostro dispositivo, ma anche per passare i dati dallo smartphone al vostro computer. Un adattatore USB, non so se lo sapete, ma questo Armor 9 ha la batteria così potente, oltre 6000 mAh, che potete utilizzare questo smartphone per caricare un altro cellulare o un altro dispositivo che necessita una carica da 12 volte. Per cui se c'è un vostro amico in difficoltà, con questo telefono potete ricaricare la sua batteria. È pazzesco! E dulcis in fundo questo comodissimo adattatore. Come potete vedere, l'Ulefone si è superata come dotazione di base. Praticamente c'è tutto quello che può servire. Questo, come vi ho anticipato nell'intro, è l'endoscopio, costruito apposta per il nostro Armor 9. Mamma mia, non vedo l'ora di testarlo. Siete pronti? Olle! Guardate qua. Questo è il nostro endoscopio e dopo ve lo farò vedere sia il funzionamento che l'installazione. Per accendere il nostro Armor 9 basta semplicemente premere per 3 secondi questo tastino laterale. Premiamo 1, 2 e 3. Eccoci qua. Come vedete dal display, monta Android, per la precisione Android 10. Guardate già com'è molto luminoso lo schermo. Monta un display da 6,3 pollici. Noto subito un'ottima scorrevolezza, guardate. Adesso invece testeremo la sensibilità del display. Oh, vediamo. Vediamo. Adesso provo a usare tutte le dita, lo voglio proprio mettere in difficoltà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto! Direi che non ci possiamo lamentare perché ha percepito la pressione di tutte le nostre 10 dita. Per darvi un'idea della potenzialità della telecamera, vi farò vedere una serie di foto e un video fatto direttamente con questo dispositivo. Guardate che foto spettacolari! D'altro canto, come vi ho anticipato prima, monta una telecamera Samsung da 64 megapixel, una bomba! Ma la cosa che mi ha stupito, guardate questa foto, non è facile avere una risoluzione massima da vicino e da lontano in contemporanea. Guardate come si vede perfettamente sia il muro ma anche il paesaggio in lontananza. Spettacolare. Guardate anche come rende bene la lucentezza della carrozzeria di questa Vespa, si vedono anche le ombre. Questa invece è la morte nera della Lego. Ci ho fatto anche un video sopra dove ho svelato tutti i passaggi segreti. Se lo volete vedere lo trovate nella mia playlist. Comunque guardate, anche zoomando la foto, guardate, la risoluzione e la qualità non diminuisce. Questo invece è un filmato che ho fatto all'aperto, era un sottobosco, ma nonostante non ci fosse tantissima luce perché era quasi sera, guardate come si vede luminoso. Per comprendere meglio le potenzialità di questo dispositivo, l'ho paragonato all'iPhone 12, l'ultimo in casa Apple. Per rendervi più comprensibile il paragone, ho creato questi due screen. Partiamo dal prezzo. L'iPhone 12 costa 988 euro, invece questo Armor 9 548 euro, praticamente la metà. Ma non è tutto, perché se cliccate il link che vi ho lasciato in descrizione e attivate il coupon avrete un ulteriore sconto di 50 euro. Sì, avete capito bene, 50 euro. Quindi lo pagherete in totale 498 euro. Cioè, è incredibile. Per quanto riguarda la robustezza, l'iPhone 12 non ha scampo. Guardate questo video. Se l'iPhone dovesse fare lo stesso test, come minimo si frantumerebbe in mille pezzi. Per quanto riguarda la fotocamera, entrambi i dispositivi fanno video in 4K. Scendendo nel dettaglio, l'Armor 9 monta una telecamera Samsung da 64 megapixel,
Invece l'Apple monta una telecamera da 12 megapixel. In più, l'Ulefone monta anche il termoscan, ossia una telecamera che rileva il calore. Guardate questo video. Le applicazioni per questo termoscan sono infinite. Lo potete utilizzare per misurare la temperatura, ebbene sì, se non avete un termometro e volete misurare la temperatura di una persona, potete utilizzare questa telecamera. O magari state facendo una frittura e volete sapere la temperatura dell'olio prima di buttare dentro le patatine, con questo lo potete fare. O magari scoprire un vostro amico che vi vuol fare uno scherzo dietro la porta, con questo non riuscirà più a farlo. Oppure avete un riscaldamento a pavimenti, volete essere sicuri che tutte le tubature funzionino? Bene, con questo potete monitorare il vostro riscaldamento e magari anche scoprire se c'è un guasto o una tubatura non funzionante, come vedete dalla foto. Se per caso una non dovesse funzionare, da gialla diventerebbe blu e quindi mi accorgerei subito del guasto grazie proprio a questo dispositivo. Veramente le possibilità di utilizzo di questo termoscan sono infinite. Come si dice sempre in questi casi, il limite è solo l'immaginazione. L'iPhone invece non è dotato di termoscan. Anche per quanto riguarda la batteria, l'Armor straccia nettamente l'iPhone con una batteria da 6600 mAh contro la 2815 dell'iPhone 12. Per quanto riguarda il display, l'Ulefone monta uno schermo da 6,3 pollici, invece l'iPhone 12 uno schermo da 6,1 pollici. Il sensore di impronta digitale è presente sull'Armor, invece è assente nell'iPhone 12, una grave pecca per Apple. Per quanto riguarda la RAM, i risultati sono imbarazzanti. 8 GB di RAM per l'Armor 9, solo 4 per l'iPhone 12. Praticamente l'Ulefone ha il doppio di RAM rispetto all'Apple. Ultima, ma non per importanza, la dotazione. Come avete visto dalle immagini, l'Armor 9 ha tutto quello che serve. Invece l'iPhone 12 ha solo, oltre il cellulare, il cavo USB, senza neanche il caricabatterie, non sta scherzando. Per riassumere in una parola tutto ciò, ho messo top per l'Ulefone e poor per quello dell'Apple. Comunque potete verificare tutti i dati che vi ho fornito sia sul sito di Ulefone che sul sito di Apple. In conclusione, l'Armor 9 batte nettamente l'iPhone 12. Possiede il termoscan, l'endoscopio, il sensore di impronte digitale, la batteria praticamente doppia e costa meno della metà. Una bomba! Se per caso vi volete fare un regalo o semplicemente dovete cambiare telefono e vi siete innamorati come me di questo smartphone, vi ho lasciato il link in descrizione comprensivo dello sconto. Procediamo con l'installazione dell'endoscopio. Per prima cosa, questo è il punto di connessione tra l'Armor e l'endoscopio. Dobbiamo svitare questa vite qui. Vite svitata. Ora, premendo delicatamente, andiamo a inserire il connettore del nostro endoscopio sul nostro dispositivo. Ok, qua c'è la vite di sicurezza. Perfetto, endoscopio montato. Ora vi farò vedere il suo funzionamento. Per attivarlo basta semplicemente cliccare l'app endoscopio. È un'app che è già presente in questo dispositivo. È questa qui. Eccoci qua. Come vedete, con la telecamera del nostro endoscopio sto inquadrando Kakashi e l'immagine viene direttamente riprodotta sullo schermo del nostro cellulare. Guardate, guardate. Adesso ci sono anch'io, un po' una 360 gradi della mia postazione. E non è tutto, perché questo endoscopio è munito anche di luci LED. Guardate, guardate, eccoli qua. Si attivano direttamente con questa rotellina. La luce è potentissima, ma soprattutto è utilissima, perché se utilizzate questo endoscopio in zone buie avrete comunque una massima risoluzione. Adesso vi farò vedere delle immagini che ho registrato direttamente con questo endoscopio. Ora è arrivato il momento di testare la potenza del nostro processore. Chi mi conosce sa che uso sempre Asphalt Nitro come app test. Intanto guardate, l'ha già caricato neanche in un secondo, cioè è incredibile. Se voi avete visto gli altri miei video, questo li batte tutti, neanche un secondo per caricare questo gioco. Adesso proviamo subito a fare la nostra partita. Oh mio Dio,
E dai, uno. On. Cerchiamo subito di prendere quel salto per ricaricare il nostro nitro. Dai, prendilo. Oh. Speriamo di non tirare sopra un altro. No, gira, gira. Vai, 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 vai. Ovviamente siamo già ultimi. Prendi quel nitro, prendilo. Sì, vai, superalo. Ma guardalo che mi vuoi buttare fuori! Ma guardalo! Adesso sono messi tutti d'accordo contro la mia. Non ha, è assurdo. Cioè, il computer non dovrebbe fare ste bassette del genere. Oh, dai, comunque incredibilmente siamo primi. Dai, prendi il salto. Così. Oh mio Dio. Cioè, se nel mondo reale uno facesse un salto del genere, come minimo la macchina si frantumerebbe in mille pezzi. Comunque, visto che è un gioco, almeno ci possiamo divertire. Anche qua ce n'è un altro. Vai, vai. Oh no, mio Dio. Dai, prendi anche quello. Prendilo. No, 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 no. No, dove vai? No, sono cascato nell'acqua. Non mi era mai successo. Non sapevo si potesse finire dentro al fiume. Dai, prendi la posizione. Dai, siamo secondi. No, siamo primi, siamo primi. No, no, no. Mamma mia. Ma quanto. No, mi sta superando. Dai, prendilo, prendilo. Sì, bravo. Vai. Oh, spero di sfruttare tutto questo nitro per non farmi recuperare. Gira, gira. Dovrebbero mancare due curve. Questa più un'altra. Taglia, taglia. È il traguardo, dai, dai, che arrivo primo. Oh, anche sbloccato l'obiettivo. È sempre una soddisfazione. Comunque, come avete visto, a parte che questo gioco è divertente, ve lo consiglio, ma non ha laggato e non ha avuto un difetto di caricamento. Per cui il processore è super approvato. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E come sempre, alla fine di ogni video, leggo il best commento del video precedente. Il video che ho scelto questa volta è questo qui. Ti ringrazio tantissimo, Albi, sia per aver visto il video che per i complimenti. Per quanto riguarda Twitch, io principalmente non ho tantissimo tempo, quindi riesco già a malapena a stare dietro a YouTube, Facebook e Instagram. Purtroppo non riesco a imbarcarmi anche in Twitch. Però ti do una news, quando raggiungerò i 10.000 iscritti farò una live di un'ora con tutti voi, sia per ringraziarvi, ma anche perché così finalmente al raggiungimento di 10.000 iscritti sbloccherò lo store su YouTube. Per chi non lo sapesse, YouTube offre la possibilità di uno store, ma solo al raggiungimento di 10.000 iscritti. A me purtroppo me ne mancano ancora 6.500, non vedo l'ora di raggiungerli perché così finalmente posso mettere in vendita anche su YouTube le mie creazioni. Siamo arrivati alla fine anche oggi, un saluto da Kakashi, Lulefon Armor 9 e Luca Take, al prossimo video.